questa puntata, Regione via libera alla manovra finanziaria. Riforma del 118. Arte, l'impegno civile di Venturino Venturi. Il Consiglio della Toscana ha approvato a maggioranza l'integrazione alla nota di aggiornamento al DEF 2022, la seconda variazione al bilancio di previsione finanziario 2022-2024 e gli interventi normativi collegati. Passano a maggioranza gli atti economico-finanziari, voto unanime su un ODG di Fratelli d'Italia sul Maggio Fiorentino e su uno della Lega sulla scuola. Ma io direi che la manovra economico-finanziaria, che ha principalmente l'obiettivo della chiusura del bilancio 2021 del bilancio sanitario e quindi della materia più importante che la Regione si trova a affrontare come competenza in via esclusiva, è stato molto positivo. Devo dire, anzi, sotto questo aspetto il dibattito ha riscontrato una serie di indicazioni, suggerimenti, ma complessivamente ho visto la soddisfazione dell'intero Consiglio regionale, perché questo consente di rimediare a ciò che le spese per il Covid avevano portato a espandere il bilancio 2021. Noi sostanzialmente abbiamo dovuto trasferire con quest'ultimo atto, che è un atto di poco più di 50 milioni, ma in complesso in un anno e mezzo più di 400 milioni di spese di bilancio da quello che sono i capitoli dei vari assessorati, tutti sulla sanità, per poter chiudere. Ma ce l'abbiamo fatta con l'obiettivo fondamentale, non gravare con ulteriori imposte e tasse ai cittadini. Ci sono tanti interventi di spesa in questa variazione al bilancio di previsione 2022-2024, che vanno dal sostegno alle scuole dell'infanzia paritaria, alle scuole materne non statali, alla banda ultralarga in aggiunta ai fondi europei, fino ad arrivare alle iniziative dello spettacolo per la celebrazione di ricorrenze specifiche, alle quali sono destinati oltre 370.000 euro. Ci sono soprattutto una serie di misure che vengono destinate al sistema viario toscano. In particolar modo oltre 6 milioni di euro sono destinati alla variante di Gassano nel comune di Fivizzano, ma ancora 3 milioni di euro alla provincia di Grosseto e così anche oltre 2 milioni di euro al comune di Stazzema. Ci sono poi una serie di interventi che sono finalizzati al recupero del patrimonio e dei beni immobili presenti nel territorio regionale. Ricordiamo i 500.000 euro che vanno al recupero della ex scuola elementare di Bergio La Foscalina a Carrara, ma ancora una serie di interventi per il recupero del patrimonio della chiesa nel comune di Barberino del Mugello, fino ad arrivare a 800.000 euro destinate al comune di Aulla per il recupero della sala polifunzionale che è stata profondamente lesa dai danni dell'alluvione del 2011. Sì, io ringrazio di cuore il Consiglio regionale della Toscana e ringrazio principalmente il governatore Giani, che ha dimostrato oggi, ma non solo oggi, da quando è uscita la notizia, mantenendo un atteggiamento sobrio e al tempo stesso serio, ha dimostrato anche con il voto di oggi in aula, è stato approvato l'ordine del giorno dei Fratelli d'Italia che chiedeva di proseguire alla Fondazione Maggio Musicale nell'analisi delle spese imputate al sovrintendente Pereira, nonostante vi siano già aperte due inchieste, una da parte della Corte dei Conti, una da parte della Procura della Repubblica, di proseguire nell'indagine di queste spese. E negli ultimi due giorni è successa una cosa estremamente singolare, che pone la questione Pereira un po' a cavallo tra una questione amministrativa e una questione politica. Noi abbiamo visto il sindaco di Firenze parlare di difesa a spada tratta del sovrintendente, accusando l'opposizione, cioè noi, di aver fatto un attacco politico alla città. Io non so il sindaco Nardella che idea abbia, che concetto abbia di città. L'opposizione è parte integrante del tessuto di questa città, noi siamo fiorentini, viviamo in questa città e rivendichiamo il diritto di attaccare chiunque abbia un comportamento secondo noi non consono, non la città di Firenze, chi ha un comportamento non consono. Di contro il governatore Giani oggi ha parlato in maniera responsabile, dicevo, in maniera seria, ha detto
di aver apprezzato l'atteggiamento di Pereira fino ad oggi nel procurare nuovi sponsor, nel gestire il Teatro del Maggio, ma al tempo stesso ha parlato di spese apparentemente inopportune. Il periodo è delicato e difficile, tra i più delicati e difficili nella storia anche della Regione Toscana. Il governatore Gianni sta portando avanti un modo di fare che non ci piace, che rifiuta la condivisione, la partecipazione, il dialogo con le opposizioni. Anche questa volta portate in aula degli emendamenti all'ultimo tuffo, ma io direi ancora di più, in commissione non si è presentato né in fase di illustrazione né di voto referente. Io le mie domande ho dovuto farle in aula. Eravamo abituati a ben altro atteggiamento da parte dell'ex assessore Bugli. In Regione Toscana continua un immobilismo, un conservatorismo che non è degno della storia della nostra regione. La situazione è veramente complicata. La Regione Toscana pensa di risolvere i problemi economici del comparto sanitario tagliando sui diritti e sugli stipendi dei lavoratori. Noi pensiamo che sia una scelta sbagliata, pensiamo che si debba intervenire dove ci sono quelle baronie che stanno soffocando la sanità, che hanno creato dei centri di potere che sono finalizzati a conservare se stessi e dai quali si vedono il raddoppiarsi, a volte il triplicarsi dei primariati che servono a dare un servizio migliore, ma a contattare magari un medico amico in più, che servono al raddoppio dei centri di eccellenza, che servono non avere una sanità più eccellente, ma a dare appunto una risposta a qualcuno che di quella risposta ha bisogno. Una variazione importante che però testimonia la battaglia che Italia Viva ha fatto, una battaglia che porta in equilibrio i conti della sanità toscana, che tiene in equilibrio le finanze della nostra regione, che dà risposte ai territori, fa investimenti sulle infrastrutture e sulle opere pubbliche, ma che soprattutto non aumenta le tasse ai cittadini toscani. Non era scontato, è una battaglia che arriva da lontano, da quando abbiamo fatto il bilancio di previsioni, sono stati 5 mesi anche di trattativa politica. La nostra fermezza riguardava il fatto che si dovessero trovare le risorse, tenere i conti in equilibrio, ma non si dovesse aumentare l'addizionale IRPEF. Questo è stato un motivo del nostro agire, anche per quanto riguarda il bollo dell'auto. C'è una fermezza delle nostre posizioni, riteniamo che qualora ci debbano essere manovre debbano andare in maniera espansiva a ridurre la tassazione ai cittadini, non certo ad aumentarla, quindi abbiamo dimostrato che si potevano trovare i conti, si potevano trovare le risorse, quindi c'è una modifica del DEF, un DEF che trova un rilancio a questo punto della strategia di programmazione della nostra regione e un bilancio che trova un equilibrio grazie a un lavoro che noi abbiamo fatto, che abbiamo sostenuto, per effetto di una battaglia politica che oggi trova il suo culmine in questa approvazione di questa variazione. Si tratta di una situazione grave perché naturalmente la concertazione e soprattutto stabilire criteri certi per la realizzazione delle opere sul territorio è un elemento imprescindibile per garantire da una parte sicurezza laddove ovviamente i soldi devono andare soprattutto a coprire situazioni straordinarie e dall'altra parte parità di trattamento per tutti i cittadini e per tutte le amministrazioni, perché Gianni sta facendo invece figli e figliastri. La riforma del 118 della Regione Toscana non decolla per la rivolta di medici ed infermieri. Sì, mancano i medici da assegnare al 118 e quindi la Giunta regionale cosa pensa di fare? Ci mettiamo gli infermieri. Allora, su questo noi facciamo alcune considerazioni condividendo quello che dicono i tantissimi infermieri. Primo, se fino a ieri ci stava un medico, un motivo ci sarà. Non è che fino a ieri ci stava il medico e ci doveva stare il medico, da domani ci sarà un infermiere. Di conseguenza ci sono due le richieste che noi ci sentiamo di sostenere. La prima, che ci sia un'adeguata formazione per il personale infermieristico che verrà assegnato al 118, la seconda che ci sia un'adeguata retribuzione salariale per quegli infermieri che verranno assegnati appunto al servizio 118, perché è evidente che il cambio da tolgo il medico e metto l'infermiere viene fatto soltanto per un risparmio economico e non può essere questa la motivazione per sostenere questa riforma. Quindi noi stiamo con gli infermieri, va bene la riforma a patto che si dia un'adeguata formazione e un'adeguata retribuzione per poter svolgere quel servizio. Vedere il giorno e la notte, l'impegno civile di Venturino Venturi, presentato il progetto in 3 tappe.
Sono tre mostre collegate da un sottile fil rouge che appunto è la figura e la potenza espressiva dell'artista Venturino Venturi. Mostre che si terranno nel comune di Cavriglia, dove appunto c'è il murale dedicato alla strage che si è svolta in quel comune nel 1944, nel comune di Terranuova, dove tra le varie opere che vengono prese in esame c'è il monumento alla famiglia umana e alla resistenza che è ubicato nel comune di Loro Ciuffenna all'inizio del paese, come ad accogliere visitatori e a sottolineare l'impegno della nostra comunità a favore della libertà e nella lotta contro il nazifascismo. E la mostra di Loro Ciuffenna, che è dedicata ai manifesti che sono stati editati dalla regione toscana tra gli anni 70 e gli anni 90, proprio per celebrare le ricorrenze importanti del 25 aprile, del 2 giugno e del 1 maggio. Ha due aspetti molto interessanti, a mio parere. Il primo è che ci sono più comuni che assieme hanno un obiettivo culturale di valorizzare il patrimonio del loro territorio e i valori legati alla memoria e alle istituzioni. Il secondo è che sfogliando per esempio i manifesti che la Regione aveva fatto per il 2 giugno, ma anche i lavori a Cavriglia del murales di Venturino e la mostra che sarà fatta a Terranuova Bracciolini, vi è una valorizzazione di un grande artista che è Venturino Venturi da una parte e di un altro importante grafico che è Andrea Rauch. Insomma, la capacità attraverso l'espressione creativa del disegno di rappresentare temi, valori e aspetti sociali di una realtà, di un popolo e di una cultura molto forte. Una mostra bella, un modo per poter ricordare una delle figure più significative del Novecento toscano, Venturino Venturi, un modo per dire qual è la parte giusta della storia da cui stare. E non è un caso che tra le varie iniziative ci sarà anche quella di recuperare un murales, in linea anche con quello un po' al lavoro che facciamo anche noi, che racconta di una strage che ha colpito una popolazione, la popolazione toscana. E allora noi con questa iniziativa oggi qui vogliamo continuare a dire che investire sulla cultura è importante e che ogni iniziativa che andrà in quella direzione ci vedrà al loro fianco. Io sono coinvolta in questa iniziativa perché i manifesti che vengono esposti all'archivio e museo Venturino Venturi provengono proprio dal nostro archivio. Quindi sono molto lieta di questa occasione che consente all'archivio di esportare, diciamo così, alcuni suoi pezzi. Mostre ne abbiamo fatte molte anche all'interno del palazzo, soprattutto all'interno del palazzo, ma questa è proprio un'occasione nuova per noi per farci conoscere anche all'esterno. Venturino si è dedicato più volte alla memoria della storia del nostro paese e l'ha fatto da par suo. E vale a dire ha scelto, come nel manifesto che è simbolo di questi eventi, di rappresentare, di restituire la memoria degli eventi della Seconda Guerra Mondiale e dei lutti che hanno colpito maggiormente la Toscana, ma non nella iconografia tradizionale, ma sempre pensando ad altro. Ed ha pensato agli uomini, alle donne e alla famiglia. Non a caso il monumento alla famiglia umana per i martiri della resistenza di Loro Ciuffenna porta questo titolo, poiché secondo Venturino, e del resto Venturino è uomo della seconda metà del Novecento, conosce bene la lezione di Arturo Martini, è quello di parlare del passato attraverso il futuro che per Venturino è comunque legato agli uomini, alle donne e alla famiglia e alla capacità che ha l'essere umano di rinascere proprio da questo.